prima, gomito, fuori. Da questa posizione ti si fa sentire le spalle rilassate. Rilassa le spalle. Rilassa, bene. Bravo. Da questa posizione te, senza sollevare la nuca, dovrai semplicemente portare le spalle. Questo. E ora, da questa posizione, prova piano piano a portarla in basso. Solo il moncone della spalla. Ottimo, ottimo, ancora. Tira su e porta il moncone giù. Ok? Tutto questo lo facciamo in postura. Le gambe. Comincia a soffiare, metti il vento all'interno e soffia rilassato. Lavoro per una lordosi interscapolare, ti lascio, ok? Solleva le spalle di più, bravo, e metti in tensione il mento in dentro, bravissimo, bravissimo. Talloni in talo. Tutte e due, sporta sui talloni e giù le dita. Ottimo, bravissimo. Chiudi e adesso di qui porta tutto il compartimento verso di te. No, chiudi, chiudi le dita. Bravo. Ottimo. E si va a controllare la zona. Mentre dentro e su, bravissimo. Su, 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 su. Bravo, bravo. Ok? Com'è? Figa, vero? Mente in dentro. Su, 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 su. Spingi, eh? Bravissima. Tutto il comparto verso di me. Bravo. Stendi un po' questo ginocchio. Stendi anche questo. Su. Prova a ispirare con il naso, no? E vai piano, poca respirazione, l'aria dentro ne serve poca. Metti il mento all'interno, ancora più dentro, bravissimo, ancora più dentro, ancora più dentro, ottimo. Anche questo, chi non riesce, lo mettiamo al muro. Certo, certo, certo. E lavoriamo sul sopra. La propedeutica del muro non è una propedeutica prettamente mesier, vi serve a voi perché non è così. Cioè, io questa qui non la faccio così, non riesco. Avresti bisogno del muro, di una carupa e di un paranco. Bravissima. Questa è una postura, come tu vedete, per le lordosi interscapolari. Quindi nel caso di un petto carenato questa va bene. Interessantissima, sì sì. Poi vedremo che si possono richiedere anche sedute, eh? Ora, invece lei, chiamiamo lui. Un petto carenato, Dani, non ha... Invece non ha una lordosi, ma la lordosi non ha la lordosi interscapolare? Il ragazzo mio vicino ha proprio un dorso completamente piatto. Allora lo puoi lavorare tranquillamente. Ah, perché sai, di solito sono così. Perché qui è tutto tirato dentro. Ha proprio la punta. Ah, carenato, scusa, io dicevo l'imbuto, il contrario, scusa. Carenato sì, è vero, in avanti. Dicevo l'imbuto, il contrario. Sempre qualche fonte. Adesso andiamo a vedere invece un'altra posizione che è estremamente interessante, che è la posizione detta candelabro. Che è sempre per la lordosi interscapolare. È un'altra postura che ha un interesse importante per le lordosi interscapolare. Io la utilizzo tantissimo per le problematiche di spalla, perché ricentra testa omerale nel caso in cui avete un atleta, per esempio, la testa di pallavolo, che ha una lesione del sovraspinato, una volta che attacca delle problematiche, e voi con questa postura riuscite a farli ridurre notevolmente il dolore. Vai di seduta, eh? Allora, posizione al solito, ti diamo il soggetto di comprendere anche l'altra, cos'è, guardate lì, l'angolo deve essere un angolo a 90 gradi, che la spalla deve essere a 90 gradi rispetto alla volta. Lui è un estremamente rigido, vedete? Ora lo mettiamo in postura, piega le gambe e viene in postura. Sì.
Ci siamo, lasciamo lo svincolo con i piedi, stendi le ginocchia. Ora, uno che viene al mio posto e vi faccio vedere come si lavora con un soggetto del genere. Con un soggetto del genere, l'obiettivo è di metterlo in postura, in questo caso fino a nudo con la ciglia. Devo andare a liberare la parte superiore. Il lavoro con il pettorale, quale volete che si lavori prima? Sceglietene uno. Destro, guarda. Stendi le ginocchia. Si blocca il braccio di leva, se non si può dare fastidio. Là. E si mette in tensione. Perché se ne mette in tensione? Una sola alla volta, perché sennò schianta. Perché sennò? Schianta! Un soggetto del genere. Quando invece siamo già a un buon punto, quando siamo già a un buon punto, ne bloccate una, e ora il lavoro si fa sempre. Questo quando hai una problematica di spalla, hai detto? Quando abbiamo, ad esempio, un soggetto con due lordosi come lui, è un'anteposizione importante della spalla in cui i pettorali sono estremamente tirati. Okay. Cerco, vedete? Cerco sempre di tenere il polso estremamente dritto. Questo è un compenso, eh? Questo è un compenso importante, ok? Quindi cerco sempre di avere l'orizzontalità. Stiamo messo in pari. E ora? Lui ha alzato tantissimo il torace, quindi dobbiamo... L'addome sta compensando. Guardate come cambia, guardate, da qua a questo. Il polso, se ce la fate, dovete far sì che sia a terra. Apri le mani sotto di me, bravissimo. Lo potete fare così, ora io le leggo abbastanza lunghe per usare le gambe. Se avete le leggo qui, potete mettere i piedi tranquillamente. Cerca di sgonfiare il torace. Com'è? Vai. Riesci a lavorare un po' il pettorale. Non ce l'ho. Che pensi? E poi? Considerate che il vostro obiettivo per fare un buon lavoro è massimo utilizzare le posture. Non le utilizzate più, perché il sistema nervoso, se no, non riesce a gestirle. Ok? Bravissimo. E qui non faccia più pressione, guardate. Neanche di qua probabilmente poco. Un po' di più. E ora guardate come è cambiato. Rispetto a prima, sì. E ora cosa faccio? Continuo con le gambe. Ora ci possiamo permettere, per esempio,
fare questo, allora. Ora riesco bene. Tieni i polsi attaccati giù, che puoi. Se non gli spingi i polsi, lui flette le ginocchia. Stendi le gambe. Stendi. Bravissimo. Metti dentro. E adesso mantieni la postura giù con i polsi. Più che bravissimo. Il primo compenso che vedrete, per esempio, è questo. Tenderà a stare giù, ma con il dorso della mano voi cercherete ancora di lavorarlo. Soffia. Stretti le gambe. Bravissimo. Adesso lascialo da solo. Marcello. E venite ancora più. Bravissimo. Allarga le dita. Bravo. Schiaccia il polso a terra. Stendi più il ginocchio sinistro. Bravo. Anche il destro. E soffi. Mi fai allargare le dita perché? Ora, se facciamo allargare le dita, è l'inizio del lavoro che dobbiamo fare sui piedi. Vi è stato detto il primo segnale, vi ricordate? Sì. La forma dei piedi è una forma che tende a allargarsi nell'avampiede, le scarpe, la vita quotidiana tende a farci restringere, continua. Di conseguenza dobbiamo chiedere l'apertura del bimbo, la propriocezione. In realtà, per un esempio, ho detto non esisteva questa propriocezione, ma esisteva la possibilità di aprire questo mignolo per permettere una base d'appoggio migliore. Da ora prima è migliorato. Si è passato il torace. Prima ce l'aveva tutto su. Il torace si è passato, le mani cominciano ad avere un senso. Qui siamo a livello di normalità buono per cominciare a lavorare. Su. Ciao. Si sta sfiorando con le gambe. Piega le gambe. A te. Sì. Vedi. Grazie. Ok, ora riproviamo queste tecniche.